Presentata oggi nella sala giunta di Palazzo San Giacomo la seconda edizione del quaderno consiliare che raccoglie tutti gli atti del Consiglio Comunale Solenne dedicato alla sicurezza sul lavoro, tenutosi lo scorso 5 marzo presso il Maschio Angioino. Un'occasione questa, ha ricordato il presidente della Commissione Lavoro, Antonio Crocetta, per presentare il programma operativo dell'Osservatorio Napoli Città Sicura. Nei prossimi 2 anni, infatti, grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell'osservatorio, sarà realizzata una campagna rivolta a tutti gli studenti, dai piccoli della scuola materna ai giovani dell'università. Obiettivo principale: diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro. Sono inoltre intervenuti all'incontro il direttore regionale INAIL Emidio Silenzi, il direttore dell'ufficio scolastico regionale Diego Boucher, il direttore regionale del lavoro Nicola Costa e un rappresentante dell'assessorato all'istruzione della regione Campania. Nel suo intervento, il sindaco De Magistris, ricordando che spesso le morti bianche sono dei veri e propri omicidi, ha sottolineato l'impegno del comune per la tutela della dignità e della sicurezza del lavoro. De Magistris ha concluso dichiarando l'importanza della nostra Costituzione, che non va soltanto celebrata, ma fatta vivere ogni giorno a partire dalla diffusione della cultura dei diritti, primo fra tutti quello del lavoro. Dopo l'intervento della dottoressa Giovanna Iovino dell'INAIL, che ha presentato il nuovo bando Impresa Sicura per il 2012-2013, le conclusioni dell'assessore al lavoro Marco Esposito e il saluto finale del vicepresidente del Consiglio Comunale Fulvio Frezza. Prossimo appuntamento, la firma ufficiale del protocollo d'intesa per la costituzione dell'Osservatorio del Lavoro e delle politiche occupazionali. Ed ecco le dichiarazioni del sindaco a margine della manifestazione. Che anche i comuni possono fare qualcosa per la sicurezza sul lavoro e può essere un'apripista questa iniziativa. Noi abbiamo cominciato già da un bel po' di tempo, ci fu quella iniziativa importantissima del 5 marzo, adesso è un ulteriore passaggio in avanti, anche con un bando Impresa Sicura, dimostrazione che conviene anche economicamente per gli imprenditori garantire la sicurezza dei lavoratori. Così il protocollo che firmeremo insieme alla Regione Campania. Noi abbiamo grandissima attenzione non solo per il lavoro, ma anche per la dignità sul luogo di lavoro e quindi il rispetto delle norme. Qualche giorno fa abbiamo messo una lapide molto importante a Bagnoli, una delle zone storiche della classe operaia della nostra città e del lavoro, a ricordare le lavoratrici e i lavoratori che sono morti lavorando. Non sono morti bianchi, ma molto spesso sono morti dovute a irresponsabilità criminale di chi doveva garantire la loro sicurezza. Quali benefici possono ottenere le imprese che aderiscono a questa iniziativa del Comune? Ma c'è un bando innanzitutto che quindi dà una proiezione anche economica a chi vince questo bando, quindi si tratta di soldi. È un po' la stessa filosofia che ci ha accompagnato nei mesi scorsi per le gare di appalto, di dare più punteggi e favorire le imprese che annunciano il pizzo, così oggi voler favorire le imprese che si sono rese e si rendono meritorie nei luoghi di lavoro rispettando i lavoratori, perché diciamo che accanto ad alcuni imprenditori scellerati e irresponsabili sono tanti imprenditori che hanno un grande rispetto per i lavoratori. Grazie mille.